Stagione turistica, un debole segno più. Stati generali del turismo in Versilia, estate positiva ma non brillante. Serve un rilancio a partire dai fondi europei. Prima campanella per 1500 studenti dell'ISI Castelnuovo. C'è il nuovo preside, Oscar Guidi, ma mancano ancora molti docenti. Una giornata contro le intolleranze alimentari. Sabato prossimo a Real Collegio di Lucca, un'iniziativa sul benessere legato all'alimentazione con incontri, check-up e show cooking. I cinque occhi di Benedetti, inaugurata a Piazza Alserchio l'installazione permanente delle opere dell'artista Pietrasantino. Lo sport, la Lucchese dura solo un tempo, la bruciante sconfitta con Real Forte ha confermato la difficoltà dei rossoneri a gestire il vantaggio. All'orizzonte un altro derby col Ghiviborgo capolista, si gioca a Seravezza. Volley, Nottolini cresce, buona la prima, interessante test al Palapiaggia per le bianconere di Coach Beccheroni contro l'ambizioso Calci. Bene anche le nuove Salvestrini e Gianni, giovedì sera amichevole ad Empoli. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano il turismo, perché c'è stato un importante incontro a Viareggio, gli stati generali del turismo, si è parlato della stagione appena conclusa ma si sono esaminate anche le prospettive per quella del prossimo anno. Sentiamo. Per un bilancio definitivo della stagione turistica 2019 si dovrà aspettare ancora la fine di settembre, ma il termometro della fiducia era già chiaro fra gli operatori e gli amministratori riuniti alla GAMC di Viareggio per gli stati generali del turismo convocati dal quotidiano La Nazione. Un'estate con un debole segno più, non brillante, che impone un cambio di passo e nuove misure per sostenere l'economia balneare, che in Toscana è la prima voce turistica, con 18 milioni di presenze sui 50 milioni complessivi annuali. Sulla fine stagione il bilancio direi che è positivo, siamo partiti un po' a rilento come sappiamo causa meteo, ma abbiamo recuperato penso con dei buoni numeri su settembre. Un saldo positivo, non è ancora finita, quindi come sappiamo i conti li facciamo alla fine. Presenti i rappresentanti delle categorie economiche, fondazioni culturali, tutte le amministrazioni della Versilia, con i sindaci che hanno firmato un patto per il turismo con 4 punti programmatici emersi dal tavolo di confronto della Nazione. Il turismo in tutta Italia e soprattutto in Versilia sta attraversando una fase di profonda e radicale trasformazione. Se ne vedono gli effetti nelle nostre spiagge, nelle nostre strade, nei nostri centri urbani che stanno cambiando pelle e non sempre in meglio purtroppo. Per questo occorre ragionare sul futuro del turismo, capire in che direzione sta andando e che cosa può fare la politica, cosa possono fare le istituzioni, le associazioni di categoria per dare un impulso in più a un settore che per noi è vita. Mentre il senatore Massimo Mallegni ha attaccato la proposta del governo di innalzare nella prossima manovra l'IVA dal 10 al 23% per chi paga in contanti in hotel e ristoranti, i vertici toscani di Federalberghi hanno chiesto fondi europei da destinare alle imprese turistiche. Crediamo che nella nuova programmazione dei fondi europei della nuova Commissione europea serva almeno in Toscana una misura dedicata al turismo e al settore turismo che possa essere, ci auguriamo, scritta insieme alle associazioni di categoria del settore e che permetta di fare quel salto di qualità nel settore che abbiamo sicuramente bisogno di avere in Toscana per mantenere la nostra competitività a livello internazionale. L'addio di Matteo Renzi al Partito Democratico è la notizia che domina la scena politica in queste ultime ore. Cosa ne pensano gli esponenti del PD della nostra provincia? Il senatore Andrea Marcucci dovrebbe rimanere capogruppo del PD al Senato. Hanno inoltre detto pubblicamente che rimarranno nel Partito Democratico, quindi non seguiranno Matteo Renzi, il sindaco di Capannori e presidente della provincia Luca Menesini e l'onorevole Umberto Buratti, ex sindaco di Forte dei Marmi. Torniamo a parlare di scuola, è iniziato l'anno scolastico anche all'ISI Castelnuovo con il nuovo preside Oscar Guidi. Sentiamo Luca Galeotti. Il 16 settembre è suonata la campanella anche per i quasi 1500 studenti che ogni settimana, da qui fino a giugno prossimo, raggiungeranno le scuole di ogni ordine e grado presenti a Castelnuovo Garfagnana. Quest'anno una campanella speciale è suonata anche per Oscar Guidi, appassionato di storie e di tradizioni locali, con la passione per la scrittura.
che adesso, dopo tanti anni da docente, ha ricevuto l'importante nomina di dirigente dell'ISI Garfagnana, a cui fanno capo oltre 800 studenti delle scuole superiori. Una forte emozione per me, ma è anche uno stimolo per un grande impegno e per far sì che questa scuola si confermi quella che è, cioè un punto di riferimento per tutta la Garfagnana e per la Media Valle. Perché noi spaziamo dal liceo scientifico, che ha al suo interno poi delle differenziazioni fra la sezione ordinaria e quella delle scienze applicate. Poi abbiamo l'istituto economico, abbiamo il corso che un tempo si chiamava dei geometri, abbiamo l'istituto tecnico, meccanico, elettrico, e all'interno del tecnico abbiamo anche da poco una sezione tessile, e da quest'anno una novità importante per il nostro istituto, abbiamo anche il settore agrario. E poi abbiamo l'istituto professionale con le sue varie specificazioni meccaniche ed elettriche. Anche nelle scuole di Castelnuovo, come in altre parti d'Italia, mancano ancora molti docenti. La mancanza di insegnanti, in questo momento ci manca circa il 47% degli insegnanti, è una situazione che dovrebbe andare però progressivamente a risoluzione tra oggi e il 24-25 settembre. E in attesa dei rinforzi, Guidi ne approfitta per augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti. Io infatti proprio in questi giorni sto facendo accoglienza sia ai ragazzi delle prime ma anche ai ragazzi delle altre classi, proprio per far sì che questo anno scolastico sia il più proficuo per loro e per tutta la scuola. Parliamo di sanità. Dall'inizio del mese di settembre la dotazione di personale dei pronto soccorso dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest è stata potenziata con 12 giovani medici, 6 a Massa, 4 a Livorno e 2 a Lucca. Si tratta dei medici specializzandi che sono entrati in servizio grazie alle misure straordinarie messe in campo dalla Regione Toscana. Entro la fine dell'anno entreranno in servizio altri 11 medici, di cui 5 tra Lucca e la Valle del Serchio. Sempre per quanto riguarda la sanità, in questi giorni si celebra la giornata mondiale della sicurezza del paziente. C'è stata un'iniziativa in Versilia. Non sempre curarsi è sicuro. In Italia il 5% dei pazienti in ospedale va incontro ad eventi avversi, ovvero danni dovuti a carenze nell'assistenza sanitaria, un dato inferiore alla media internazionale, dove il fenomeno tocca un paziente su 10. Per invertire la tendenza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito la prima giornata mondiale della sicurezza del paziente per il 17 settembre. All'ospedale Versilia, con lo slogan "La cura sicura", è stata l'occasione per illustrare tutte le misure messe in campo da sempre a tutela degli utenti, dall'uso delle terapie antibiotiche al lavaggio delle mani nel contatto coi pazienti. L'OMS ci richiama a quelli che sono i tre obiettivi globali con questa risoluzione accolta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a maggio, che sono la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, la sicurezza nelle procedure chirurgiche e l'uso sicuro dei farmaci. Su queste tre aree stiamo lavorando molto, abbiamo lavorato molto nel corso degli anni, c'è ancora tanto da fare perché le insidie sono dietro l'angolo. Misure già adottate dall'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest per il caso New Delhi, il temuto superbatterio resistente agli antibiotici che nel solo ospedale Versilia ha contagiato 8 persone quest'anno, altri 100 ricoverati sono tuttora sotto osservazione. Sono le precauzioni che vengono definite standard, quindi il corretto lavaggio delle mani. In ambito ospedaliero questo è assolutamente necessario, chiaramente in ambito ospedaliero viene richiesto ulteriori precauzioni in certe tipologie di situazioni. Questo viene fatto, veniva fatto e verrà fatto sempre qui all'interno, stiamo assolutamente gestendo i casi che comunque vengono monitorati sia a livello aziendale sia a livello regionale per cercare appunto di evidenziare eventuali accorgimenti che potrebbero essere presi ulteriori rispetto a questi, ma ad oggi diciamo riteniamo di prendere assolutamente tutte in considerazione tutto quello che è necessario per il contenimento di questa diffusione di colonizzazione. Per cure sicure occorre anche la collaborazione dei cittadini e dei pazienti. Non lamentarci solo delle cose che non vanno, ma domandarci per prima cosa cosa possiamo fare noi, cosa dobbiamo fare noi. Quando andiamo a trovare un malato in ospedale, rispettiamo le regole che ci vengono dette o no? Se non le rispettiamo, poi perdiamo un po' della possibilità di incidere, e credo che il compito della partecipazione sia esattamente questo. Adesso andiamo a Lucca per parlare di intolleranze alimentari e sabato prossimo ci sarà un importante appuntamento a Real Collegio.
Sabato prossimo il Real Collegio ospiterà Unica, manifestazione dedicata alla salute e in particolare alle intolleranze alimentari, come quella al lattosio o la celiachia. La manifestazione, che inizierà alle 10 e proseguirà fino alle 19, è stata presentata nella sala dell'affresco. Gli organizzatori sono l'Associazione Italiana Latto Intolleranti, il Centro Analisi LAM, l'azienda lucchese L Free, titolare del primo marchio di certificazione dei prodotti senza lattosio, e la società scientifica BIMOC. L'obiettivo è quello di avvicinare in maniera semplice e comprensibile i cittadini alle tematiche della genetica, che possono influenzare in maniera positiva o negativa la nostra vita di tutti i giorni. L'obiettivo è portare la scienza alla portata di tutti, far sì che non sia più un'esclusività solo per pochi, ma che tutti possano capirli con un linguaggio chiaro e d'impatto, che la scienza appunto non è così lontana da noi. In programma tavole rotonde sulla salute della donna e sull'alimentazione e sul lattosio e celiachia. Tra gli ospiti Tiziana Colombo, presidente dell'associazione Il Mondo delle Intolleranze. Ci sarà anche la possibilità di vedere come funziona un laboratorio di analisi e di sottoporsi ad esami. Sarà possibile anche eseguire quasi gratuitamente o comunque a un prezzo irrisorio test genetici per l'intolleranza al lattosio e per la predisposizione alla celiachia, che peraltro sono le uniche due intolleranze che sono effettivamente clinicamente validate. Infine spazio anche agli show cooking e alle degustazioni, rigorosamente senza lattosio e senza glutine. Adesso parliamo di arte, andiamo a vedere una nuova installazione permanente a Piazza al Serchio, in Garfagnana. Taglio del nastro a Piazza al Serchio per l'installazione permanente di alcune opere pittoriche dell'artista pietrasantino Federico Benedetti. Sono 5 i lavori posizionati in piazza Claudio Bechelli, con lo scopo preciso di invitare le persone di ogni età a fermarsi e a guardarsi intorno. Le opere riproducono gli occhi di persone di ogni età. Open Your Eyes, occhi aperti, è il titolo che raccoglie queste pitture, realizzate appositamente per rimanere all'aperto, sia d'estate che d'inverno, insomma, per tutte le stagioni. Diciamo che questo è un po' un esperimento, perché abbiamo fatto tutto per la prima volta con le nostre forze e ho dipinto in studio queste opere proprio per un discorso anche di logistica, di tempi, e le abbiamo applicate permanentemente su questo muro che è stato preparato per l'occasione. Poi le abbiamo incorniciate, anche quello con cornici architettoniche da esterni, che fanno parte dell'idea, ovvero sono come quadri affissi, quindi esposti all'aperto, che però non vengono tolti ma rimangono sul posto. Questa iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale e dalla locale Proloco, propone il tema della riflessione e di come guardarsi intorno per apprezzare le bellezze che circondano anche questo luogo. È un tema molto profondo che invita ogni generazione non solo a guardarsi dentro, ma a guardare all'esterno, guardare con occhi diversi, cercare di capire cosa c'è all'esterno. Quindi secondo me è una tematica anche complessa da approfondire, e naturalmente un ringraziamento all'artista Federico Benedetti di Pietrasanta, che ha voluto donare e omaggiare il nostro comune di queste stupende opere d'arte. Siamo ben lieti di esporre nel centro del nostro comune. Tutto è nato dall'amicizia tra l'artista versiliese e Luca Cardosi. È nata che io e Federico siamo amici e lui ci segue sui social e ha visto che siamo un comune molto attivo e l'ho invitato a Piazza al Serchio e lui ci ha voluto regalare questo per ringraziarci, insomma, di tutto l'impegno che abbiamo fatto durante il percorso dell'anno, e io sono contentissimo della sua idea. È tutto per la prima parte delle TG, ora la pubblicità e poi la linea passa allo sport.